Che fine ha fatto la musica underground? Tornati in studio. A mio fianco c'è Salvatore Polizzi, che è un filmmaker, ma Potim dice pure videomaker, perché oggi i termini sono cambiati, non è più regista, è una parola ormai antiquata. È vero? La parola sì. Regista è proprio antiquata, no? Oggi ci sta la filmmaker, il videomaker, non lo so. Sì, vabbè, indipendentemente dai termini, comunque noi facciamo, proviamo a fare questi prodotti, video, film. Adesso stiamo facendo un film, quindi filmmaker va bene. Filmmaker, va bene, più moderna, vediamoci chiaro. Vogliamo parlarne? Di che si tratta? Non sacci proprio niente. Allora, il film si chiama Napoli Underground, è un film indipendente. Quindi siamo a tema. Napoli sì, Underground. Sì, sì. Noi siamo underground malamente. Siamo tutto male. Quante persone collaborano a questo progetto? Ma fissi, diciamo, saremo una decina. Mentre poi quando andiamo a girare sul set possiamo portare pure più persone che magari ci danno una mano occasionalmente o soltanto per l'occasione delle riprese. Allora, il nome di questo progetto, di questo film, di questo lungometraggio? Il film si chiamerà Napoli Underground, è un film a episodi, una commedia all'italiana indipendente fatta da noi con le nostre forze. E basta. Con le nostre forze significa che non ci sono finanziamenti, che non c'è nessuno che produce, non c'è un produttore esecutivo. Sì, per adesso no, per adesso siamo noi che ci uniamo, facciamo squadra e risolviamo i problemi volta per volta. Le location che utilizzate sono location occasionali, quindi... Allora, il film è diviso in episodi, ogni episodio è dedicato a una diversa location sotterranea della città. Però perché sappiamo comunque Napoli che tipo di città è, certo. Una città vuota, molto interessante sotto questo punto di vista, piena di storia, piena e di... offre parecchie location tra l'altro. Sì, sì, dei posti straordinari che ho visto fino adesso. Allora, quanti episodi sono? In totale saranno 6 episodi, abbiamo già girato i primi 4 e adesso stiamo organizzando il quinto. Allora, due location, me le puoi dire? Almeno due. Abbiamo visto le catacombe, che sono state le location molto suggestive. Cioè, avete girato proprio in catacombe? Sì, in catacombe, sia di San Gaeta, sia di San Gaudioso, sia di San Gennaro e sia anche nello stadio delle Fontanelle. Azza. E come ha fatto che l'uscio? Abbiamo acchiappato pure i fantasmi. Ah, veramente? Sì, sì. Ma mettete in decredit i fantasmi. Morimmo un poco, c'è una firma prima liberatoria. Ma anche perché senza il nome, capi? Fantasma numero uno, fantasma numero due, difficile. Bellissimo, bellissimo come idea. Quindi è episodi tipo pacco, com'è? Come si chiama quello film? Aiutatemi un attimo. È uno degli ultimi a Napoli, è stato Pacco Doppio Pacco e Contro Paccotto, che era di grande Nanni Loi. Ah, perfetto. È un grandissimo film. Quindi diciamo su quel sì, format. C'è dell'ironia, anche se comunque in una forma molto diversa rispetto a quel film, però c'è comunque. Tipo che intendi dire come per forma diversa? Non lo so. Sto guardando i miei amici anche per aver aiuto da loro. Comunque. Aspetta, faccio una domanda, c'è qualcuno che sa spiegare un attimo la differenza tra l'ironia del film di Nanni Loi e il progetto, diciamo, di Salvatore? Diciamo è più cruda. Più cruda? Più cruda. Più cruda. Reale, ma diciamo. In positivo, positivo. È sempre ironica. Sicuramente. Livello di comicità? Importante. Sei. Quindi comico senza eccedere, non è un film comico comunque. No, non è comico, no. C'è dell'ironia però diciamo grottesca, un po' beffarda. Quindi l'intenzione non è far ridere assolutamente, è fa così. Non c'è sta l'intenzione, si è fatto film e basta. No, l'intenzione nostra è comunque analizzare quegli argomenti che trattiamo voi. Argomenti che trattate, sono 6 argomenti diversi o hanno tutti quanti un filo conduttore? Sono degli argomenti diversi però comunque tutti quanti collegati fra loro in qualche modo, sono degli aspetti, diversi aspetti di un'unica realtà della nostra città underground. E volendo trovare una parola, una piccola frase che accomuna tutti insomma gli episodi. Ma io credo che la formula migliore sia proprio il titolo, Napoli Underground. Underground, bellissimo.
Allora adesso ascoltiamo un brano, o forse un brano che rappresenta il lavoro che state facendo. Sì, è un brano, sì, scusami se ti prego. È un brano che ho fatto qualche anno fa per la nostra associazione culturale. La nostra associazione culturale si chiama Pensare e Fare. Già da tempo siamo attivi a fare cortometraggi, minifilm, spot, filmati comunque che parlano sempre della città, però sempre in tono ironico. Questa volta più forte l'ironia in Pensare e Fare. Pensare e Fare, questo titolo perché? Il simbolo è come il yin e yang, cioè pensare è scritto da un lato e fare dall'altro, quindi le due cose vanno insieme in parallelo. Che poi non è un fatto molto napoletano, visto, perché un napoletano pensa però non fa niente. Invece, chi fa non ci pensa, prima fa. Oppure fa e chiacchiere e poi restano chiacchiere, invece. Allora non perdiamoci in chiacchiere, ascoltiamo il brano Pensare, Fare. Che fine ha fatto la musica underground? In testa società ci vogliono far funà, hanno montato sta baracca sullo pomainà, e non è facile da fare in the pack. E ricevuto un regalo, ma se tratta in tu pacca, ma fa mocca. Però tu si ci crede, non è tutto cose nere, un colpo fuori, spatta e foro sulle gira. Non si è stata fatta con stampina, sa gente casa e scede, casa attiva, la mattina te creativa. Pensare e fare sta a disposizione, le persone, è nata concezione, la distribuzione. E autoproduzione, roppe autopromozione, quando abbiamo le case sapono fuori errori, uno. È una mentalità imprenditoriale, senza intermediari, senza proprietari, senza sciava. E chi può vendere fatica percentuale, fatica quando e come lo piace, busca i soldi, senza must. Pensare e fare, 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 pensare e fare. Sì, ti viene un'idea, mettila in pratica mo', fa quello che fa, si tratta solo la vita tua, per non stare uno, non ti preoccupa, non ci sta bisogno di mettere la pecora senza nessuno, si tiene qualcosa ricera la fa bocca, se non ti vuole sta sentere, allora look, se non può vincere a gnutto. Ma non ti scurta che sta vita tua, allora fa, realizza un prodotto e vira a chi le avvenera, così nessuno ti può dire come ha da essere. Noi vogliamo appresso a te, tu vieni e noi sta appresso a noi, a così potremmo crescere. Già sai, per vincere c'è sta tempo, a volte vai veloce, a volte lento, a volte nessuno ti sente. A volte a buona tua ci sta e ti sta ascoltando, tutto le appiglia sullo sito sta attivando. Pensare e fare, 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 pensare e fare. Quando dicessi ascolto la musica underground, ma stivo pazziando, stivo facendo era. Tornati in studio, sono le 23:35. C'è ancora qui a fianco a me Salvatore Polizzi. Stavamo parlando di questo lavoro cinematografico, anzi videomatografico, se si può dire. Vabbè, comunque la cosa che mi incuriosiva, volevo sapere, a Napoli quando voi girate in maniera così underground, ovviamente senza permessi, senza fare troppe bordel, cosa, insomma, la... No. Tu ci vuole la differenza? Vabbè, ma no, ci sta la differenza, perché ci stanno un sacco di problemi, perché è bella e buona che state, e poi sì, io mi pensavo, tu ti pensavi, quando si pensava, noi ci pensavamo che si poteva fare la cosa, invece poi ven di nulla e dice ma questo dopo c'è un collo, non si può fare più niente, quindi cambia. Vabbè, cambiamo la scena, facciamo che. Poi ven una dice, no, o si fa così o non si fa così, poi ven un regista dice, ma aspettate ragazzi, muovi io. Comunque alla vista sembra un qualche problema. Voi avete avuto dei problemi o è andato tutto bene? No, sempre problemi
I problemi sono sempre dietro l'angolo quando giriamo noi, quindi dove siamo noi sani problemi? Tipo, allora, per esempio, vedi qua in radio, hai vissuto pure di, insomma, di fuori onda, ci abbiamo ammazzate, ci abbiamo in questione. Simone Genovese che a me mi propone delle cose assurde, dice che ma giambarà a memoria i belle buoni se ti fatta così che poi i belle buoni del sogno in due bagni, che manda una canzone perché non sa fare. Poi esco dal bagno delle donne, capite? Dice Simone, ma perché vai in due bagni delle femmine? Io faccio pipì seduto, che ci posso fare? Poi se dice poi dopo mi fa cazziate, non devi parlare troppo delle cose personali tu, perché dici sempre queste cose, questa, cioè tutte le questioni fuori onda, ok? Però poi quando il film non è così, il film è cinema, è una cosa seria. Quando voi state girando avrete, dai, qua lo puoi dire, qua siamo in un programma underground, avete sicuramente tanti tanti problemi, come si dice, delle sorprese, raccontaci qualche sorpresa che vi è successa mentre stavate girando qualche scena. Ma una cosa simpatica che mi viene in mente è quando abbiamo girato una scena in strada, se non si blocca il traffico si può girare anche senza autorizzazione, quindi stavamo senza autorizzazione per girare per strada e a un certo punto mentre stavamo girando la scena con un attore molto bravo, si chiama Massimo Malesci, non so se si può lo dire. Salutiamo. Sì, lo salutiamo perché in quel momento la sua interpretazione, che doveva comunque aggredire verbalmente un uomo, la sua interpretazione è stata così, diciamo, verace, così reale, che a un certo punto abbiamo visto una volante della polizia che stava per intervenire. E poi a un certo punto, quando si sono accorti che invece era una scena che stavamo girando così noi, si sono fermati e col megafono ci hanno fatti i complimenti e ci hanno salutato. Bellissimo, bellissimo. Poi io ho fatto un'esperienza del genere, però mi hanno battuto. Manganelle, capito? Può capitare. Se stanno facendo qua, mi appiccicato. E poi c'è stato l'episodio dei fantasmi, che mi aveva incuriosito. Come chiudo a finire i fantasmi? Come si chiamavano questi fantasmi? Come si chiamavano? Non lo so, però ci hanno causato parecchi problemi, da ronzino e microfono a immagini nelle foto di scena, così lampi. Finché poi non c'è stato un momento che a un attore, a un nostro amico, cioè gli hanno tirato tutta la maglia che teneva con un cappuccio, in modo che non poteva essere stato lui, perché lui stava imbracato con un costume di scena particolarmente stretto. Alla fine siamo entrati in un conicolo e siamo trovati questo ragazzo che era bianco in faccia, ha detto torniamo indietro, e poi l'abbiamo trovato tutto, diciamo, sbracato, e non poteva essere stato nessuno, Umarone, neanche se stesso. Mi hai fatto venire il freddo in cuello in questo momento, perché poi stai sentendo. Un saluto a questi fantasmi innominati. Ciao fantasmi, come se ma se stai sbavinzo, ma faceva ciao fantasmi. Ciao fantasmi. Canna, stavo andando in giro. Poi sono stati simpatici perché ci hanno fatto finire di girare, almeno c'è stato un momento in cui pensavo che avevano deciso di non farci forse girare. Forse gli era piaciuta l'idea al fantasma, è bella, anche perché il pensare e fare è una bella premessa per un fantasma, perché un fantasma può pensare, però alla fine non può fare perché è un fantasma, quindi. Ah, poi il stavetta della bascia, non voglio un'oranna, appena ci hai visto la mia parola. Giustamente, sempre le stesse cose, invece si girava qualcosa. Che scena si girava? Si poteva dire? Si può dire? No, una scena molto bella, molto intensa, che abbiamo girato alle catacombe di San Gennaro. È un accenno? Accenno poi quando uscirà il film. No, senta, io non te ne faccio a capo, perché tu tieni 6 episodi, almeno uno mi dice qualcosa, dai. Vuoi sapere una storia tipo? Diciamo senza dire storie diverse che rappresentano tipologie diverse di personaggi della città. Quindi cerchiamo di coprire un po' tutto lo spettro sociale, culturale, economico della città, e vedere come interagiscono questi personaggi in base ai conflitti che ci stanno in città. Mm-hmm. Poi niente, varie storie, mo che te ne dico una.
C'è qualche musicista underground nelle storie, qualche musicista insomma. Come musica, devo dire la verità, abbiamo avuto l'onore di avere il favore di Marco Zurzolo. Ah, Marco. E lui si è offerto di musicare il nostro film e noi siamo stati felicissimi da questa sua generosità. Lui ha già musicato uno dei due trailer che abbiamo messo in circolazione, okay. Che comunque ci sono su YouTube i primi due trailer dei primi due episodi del film. Ah, interessante. E tra poco usciranno anche gli altri due trailer degli episodi già girati. Mm-hmm. Queste immagini sono montate a più mani o è una cosa che insomma riguarda te? Per adesso questi trailer li ho montati io, poi ci stiamo concentrando molto sulle riprese, anche per questo non sono usciti il terzo e il quarto. Però una volta che avremo completato le riprese, io mi auguro di affidare la post-produzione pure a un gruppo, a qualcuno che, o anche a qualche amico comunque che si occupa soltanto di quell'aspetto. Da quanto tempo è cominciato questo progetto? Ma credo da un anno, è da un annetto. Quindi che un annetto siamo, che sì, facciamo delle riunioni settimanali in cui parliamo di tutte le varie problematiche, mettiamo al voto qualcosa se necessario e poi vabbè. Parallelamente portiamo avanti tutte le operazioni, quindi di creazione della storia, della narrativa e anche comunque di produzione, proprio di organizzazione degli episodi. Voi seguite una procedura standard, quindi c'è qualcuno che disegna le scene o uno storyboard o andate, diciamo... No, in genere lo storyboard c'è. C'è, chi è? C'è un disegnatore o... Abbiamo dei disegnatori anche, comunque diciamo la base la faccio io così, certo, gli schizzetti molto minimali. Molto funzionali. Sì. Roba che se lo trovate per strada. Ma guarda che lavoro. Chiamate la Neuro. Sai una cosa? Quando una persona è espressiva, fa uno schizzetto, magari fa pure una chiave, però riesce ad esprimere a 360 gradi tutte le cose che girano intorno al fattore emotivo della scena. Invece stanno i disegnatori che sono proprio bravi, fanno un naso bello, fanno una orecchia bella, però non hanno capito manco cazzo. Che... si è fatto una certa ora, capito? A certa ora io comincio a sclerare, capito? Sabato siamo tra di noi. Che ne vogliamo fare di questo film? Niente, io voglio ricordare prima di tutto a chi ci sta ascoltando il nostro sito pensarefare.com, dove sono presenti tutti i lavori che abbiamo realizzato dal 2008. Pensarefare.com. Sì. Tutto attaccato. Pensare fare. Certo. Niente, ci sono un po' di video, c'è un po' qualcosa per capire noi che tipo di gente siamo, che cosa facciamo, come ci piace lavorare. E poi alla fine credo che i lavori parlano per noi, quindi. Allora noi sai che facciamo dopo? Pubblichiamo sulla nostra pagina di Facebook, che fine ha fatto la musica underground, pubblichiamo il sito pensarefare.com, semplicissimo, sì. Così andiamo a vedere un poco tutti i lavori, tutto quello che state facendo, i trailer e tutto, casomai sì, sì. Vogliono contattarvi per un commento, per una collaborazione, perché penso che siete aperti anche alle collaborazioni. Ovviamente sì. Ci deve essere l'intesa rispetto alla prerogativa del progetto. L'email è info@pensarefare.com. Ma l'email non sopporta più. Guarda, ti assicuro che chi ti vuole contattare ti contatta. Non siamo direttamente l'indirizzo. Non c'è stato proprio bisogno. Pensare. C'è prima. Allora, come dice Salvatore Polizzi, c'è prima Forovic. Vi dovete vergognare in pubblico davanti a tutta l'Italia. Cioè, ma non importa proprio a te la musica underground. Che fine ha fatto la musica underground? Abbiamo pochissimi minuti per fare i saluti, quindi voglio innanzitutto chiedere a Salvatore Polizzi, il videomaker, di fare un augurio alla nostra radio. Cosa ci auguri? Certo, vi auguro di campare almeno finché non esce il film Napoli Underground.
Così sarà qualche milione di anni forse. Quindi vedi, pensare e fare e poi muori. Sì, sì, sì. Va bene. No, scherzo, perché stiamo mettendo un po' di tempo in più rispetto alla produzione normale. È normale perché noi partiamo dal basso così. Però quello che è sicuro è che stiamo portando avanti questo film. Ricordatevi Napoli Underground, il film. Ci trovate su Facebook come pagina, oppure ci abbiamo il sito pensarefare.com con i contatti segnati lì. Ci mandate un'email, ci mandate le vostre impressioni e basta, veniteci a trovare i nostri eventi che organizziamo. E magari se avete qualche idea per un prossimo progetto, ci siamo, buttatela lì, poi tutto verrà colto, ok? Certo. Quindi, che fine ha fatto la musica underground? Tutto lo staff vi saluta, vi saluta il nostro regista Simone Genovese, il nostro redattore Davide Verde, vi saluta Svavin Sva, tutto lo staff che ha partecipato a questo progetto Pensare e Fare di Salvatore Polizzi, Dario di AJ Team. Signori, cosa dirvi più? Buonanotte, ciao! Ciao! Vi dovete vergognare in pubblico davanti a tutta l'Italia! Cioè, ma non importa proprio a te la musica underground.